Salve YouTube, in questa nuova puntata di Murdred. Oggi inizieremo una nuova indagine, ovvero andremo all'ospedale psichiatrico a vedere questa fantomatica superstite del... di quello stronzone lì, in pratica. Aver visto l'altra volta cosa gli ha fatto quella povera ragazzina, ho paura di sapere cosa può aver potuto fare a questa. Vediamo un po'. Vediamo se magari passeggiando riusciamo a trovare, adesso che abbiamo anche nuovi poteri come il teletrasporto. Passeggiando riusciamo... Ah, aspetta, teletrasporto! Aspetta un po', aspetta un po', aspetta un po'. Eccoci qua. Ci vuole il teletrasporto qua, allora, vedi? Vedi che tutto ha sempre un senso nella vita. Prendete i matti qualche puntata fa per uscire a risalire lì. E effettivamente ci serviva una nuova abilità per poterlo fare. Andiamo dentro questa bellissima casa, appena ristrutturata, direi. No, non c'è nulla che... No, no, invece c'è qualcosa, guarda qua. Altre informazioni da parte di Giulia. Devi leggere io intanto me ne vado. Allora, vediamo un po'. Ho preso un altro indizio, un altro oggetto per la storiella questa qua. In caso, se non riuscirò a trovarli tutti, gli indizi delle storie, proverò a ripassare un'altra volta dalle zone per andare a cercarli e fare una puntata speciale solo per quelli. Qui c'è sempre stata gente random che chiacchiera. Così io posso attraversarlo sto posto. Dimensione 0 in giro. Allora, ospedale psichiatrico. Vediamo un po' se qua intorno c'è qualcosa di utile, ma guarda un po'. Preso. Boh, non stiamo andando per così male, la cosa c'è. Informazioni sul nostro amicone. Ok, andiamo a vedere sto ospedale psichiatrico in cosa consiste. Ospedali psichiatrici. L'unico posto dove vieni torturato per il tuo bene. Se anche quegli esperimenti riuscivano a far tornare i pazienti sani di mente, dovevano pregare che non si ricordassero nulla. Pronta? Rilassati, non siamo più al cimitero. Ma no, ora siamo al manicomio. Splendido! Qui ci finiscono quelli che vedono cose che gli altri non riescono a vedere. Sei così pazza, dai. Va bene, ti aiuto a entrare, però... Cosa? Se vogliamo chiedere a questa Iris del patto, bisogna che lo faccia qualcuno che è ancora vivo o sbaglio? Basta che non ti dimentichi del nostro accordo. Sì, sì. Effettivamente qualche rischio è lei in questo giro. Non... Prima era lui. Ragazzina, tocca a te. Cerca di scoprire in quale stanza tengono Iris. Salve. Avrei bisogno del suo aiuto. Sto cercando una mia amica. L'orario delle visite è terminato. Guarda sì, un po'. Ma vede,
Prima l'aveva in custodia la polizia. Allora chiedi alla polizia. L'ho fatto, ma mi hanno detto che era un pericolo per se stessa. Non posso aiutarti. Va bene. Ci penso. Cerca io. Di prendere tempo, ok? Dobbiamo scoprire il suo punto debole. Forse se do un'occhiata alla sua scrivania. Qualcosina l'ho già intravista. Allora, controlliamo questo intanto. Probabilmente è un uomo imponente, di alta statura, abituato alla violenza. Le atrocità del suo passato l'hanno segnato, al punto che non sa più chi è veramente. Forse il figlio, così molto a naso, eh? Figlio a sto punto. Anch'io. Detesto essere bloccata qui senza sapere come stai. Sei tutto quello che ho. Forse è così anche per questa ragazzina e la sua amica. Mi dispiace, capisco com'è dura quando qualcuno dipende da te. Come si chiama la tua amica? Iris, Iris Campbell. Sì. La tua amica Iris è qui. Andrà tutto bene, vedrai. Beh. Grazie, mi sento meglio ora. Si dice anche dove? Mi duro ancora un attimo. Ci sono quasi. Devo solo dare un'occhiata al monitor. Vabbè. Lei è nella stanza 216. Dobbiamo trovarla, Joy. Stanno per farle l'elettroshock. No, ce ne sono, ma sta un posto chiuso. Bene. Via libera. Altre informazioni sul nostro amico. Womens, direi, andiamo di qua. Nessuno. Dove? Ah, cominciamo a controllare questo. Montagna commemorativa e la salutiamo. Una telecamera. Eccola. Non c'è più. Iris ha una seduta di elettroshock tra un quarto d'ora. Le friggono il cervello. Oh, merda. Oh, cazzo. Muoviamoci. C'è un'altra telecamera, presto. Guarda che io non sono invisibile come te, aiutami! Hanno ucciso un poliziotto, stanotte! Già! Ed è qua anche!
cattivo, esatto. Vai Joy, vai. Dobbiamo considerare che il padre della signora Gwyn si arrabbiava terribilmente ogni volta che lei passava davanti alla TV durante un evento sportivo. Via. Bene, gentilissima. No! Porca paletta! Stavo dicendo di non prenderlo. Ehi Joy, su. Le ho rotte le telecamere. Mi sa dal tipo, ce n'è un'altra. E chi caso? Wow! Che bel posticino, cioè me ne vado, eh! Ragazzino, ho ancora bisogno di te. Devi aiutarmi a superare questa merda. Non se ne parla. Detesto quando lo fai. Oppure puoi andarci da sola. Va bene. Sai cosa sono queste mani? Anime dannate. Certo, non sembrano in pace. Almeno non la pace che stai cercando tu. Questo. Ok, e tu vai avanti e trova la stanza di Iris. No, no, io resto con te. Joy, non abbiamo altra scelta. Ti raggiungo appena riesco a passare. Ora vai, vai! Qua c'è un muro. Qui c'è un muro praticamente creato, un muro impenetrabile per me praticamente. Ok, cominciamo a prendere questo intanto. Probabilmente devo passare da... Stavo dicendo, probabilmente devo passare da sopra e la merda per terra mi dice no, tu da lì non passi, va bene. Ci uscirà neanche. Mao? Dove sei Mao? Oh, il mio amico Mao. Andiamo Mao. Cosa? Oh signora! Ma che c'è? Bene, mancano 5, ma ora c'ho qualche leggerissimo problema demoniaco. Thank you.
figlio non rischiare troppo. Allora, facciamo così, signori. Direi che l'indagine per oggi può finire qui. Il prossimo episodio vedrà di far fuori quei tre cattivoni. Il vostro episodio è tutto. Bye bye.